Dopo averlo presentato alle 3 dello scorso anno, Microsoft alza finalmente il sipario su Scalebound, l'esclusiva Xbox One firmata Platinum Games. Per la prima volta l'abbiamo visto in conferenza, dove ha suscitato impressioni contrastanti. Da un prodotto sviluppato dalla software house nipponica ci aspettavamo infatti un action dai ritmi frenetici, ci siamo invece trovati di fronte ad un action RPG che ha più di qualche punto in comune con il Final Fantasy di Square Enix. Qui nel corso della fiera abbiamo però avuto l'opportunità di assistere ad una presentazione a porte chiuse che ci ha svelato qualche dettaglio in più sul gameplay. Visto in azione, Scalebound sembra avere un sistema di combattimento molto più vario e partecipe rispetto a quello di tanti colleghi. Il nostro protagonista potrà quindi utilizzare un'ampia gamma di armi bianche, ma anche un arco dalle frecce esplosive in grado di distruggere alcuni elementi dello scenario ed il suo braccio mutante per sparare sfere di energia. C'è anche la possibilità di utilizzare in maniera un po' più attiva e dinamica gadget e oggetti. Abbiamo visto ad esempio alcune mine di prossimità che possono stordire gli avversari e renderli facile preda del nostro drago. Proprio nel rapporto con il drago sta uno degli aspetti più peculiari e caratterizzanti della produzione. Nel corso dei combattimenti potremo impartire all'enorme bestione alcuni comandi che ci permetteranno poi di avere la meglio sui nemici di più piccola taglia. In certi casi sarà però necessario prendersene cura in prima persona. Solo così infatti potremo accumulare dei cristalli rossi che rappresentano la valuta della produzione. Sarà proprio grazie a questi cristalli che potremo acquistare vari elementi per personalizzare il nostro drago. Grazie ad un breve filmato abbiamo visto la presenza di diverse skin con cui modificare il look e l'aspetto del bestione. Potremo anche acquistare delle armature per potenziarlo e creare con lui un forte legame emotivo. Il punto più alto raggiunto dalla produzione Platinum Games è rappresentato però dai combattimenti su vasta scala. In più di un momento infatti appariranno dei nemici la cui stazza potrà rivaleggiare senza problemi con quella del nostro drago. In questi frangenti i combattimenti si fanno molto spettacolari e sarà al protagonista principale supportare il suo compagno di avventure concentrando gli attacchi sui punti deboli degli avversari. Complessivamente il gameplay di Scalebound ci ha ricordato una sorta di stravagante e interessante ibrido fra quello di Final Fantasy XV e quello di Monster Hunter. L'unico punto debole della produzione sembra essere però il comparto tecnico ed artistico. Al di là di alcuni problemi di frame rate, il look e le atmosfere di Scalebound non ci sono sembrate originalissime o particolarmente esaltanti. Ovviamente però per dare un giudizio definitivo su questo aspetto dovremo attardarci molto di più ad esplorare l'open world tratteggiato dai ragazzi di Platinum Games. Complessivamente in ogni caso Scalebound ci sembra un prodotto di carattere e l'idea di rivolgersi al team nipponico per l'ennesima esclusiva Xbox è stata sicuramente un bel centro da parte di Microsoft.